Panama versus Dubai. Ormai Dubai è una moda, Panama un po' di meno, ci sono anche tanti posti nuovi che vi potrei consigliare per prendere la residenza. Però andiamo a analizzare Panama e Dubai, perché sono quelle scelte che normalmente le persone si stanno chiedendo nel loro pensiero, cosa fare, cosa è meglio, eccetera. È chiaro che è una cosa personale. Dubai sicuramente è un po' come Las Vegas, tante luci, vi riempiono gli occhi, però è caro. Cioè, un bicchiere di vino a Dubai vale 30 euro. E un appartamento piccolino vi vale 2000 euro. A Panama questo vi può costare il 25%. Poi Dubai vi chiede di andare due volte all'anno a Dubai, e va bene, andiamo due volte all'anno per mantenere la residenza. Panama non te lo chiede, ma poi in ogni caso a cosa serve una residenza così? Oggi come oggi l'ufficio delle entrate può chiamarvi e dirvi: mi fai vedere il passaporto? Ah, sei stato a Dubai due volte per non perdere la residenza, tu non vivi a Dubai. Ah, sei stato a Panama 15 giorni d'estate in vacanza, tu non vivi a Panama. Quindi la residenza fittizia serve per alcune cose, magari serve per le banche, ma non inganna il fisco. Quindi non pensare che prendo la residenza a Panama e poi vivo in Italia con moglie che va a lavorare, i figli che vanno a scuola, cioè ti vengono a pescare immediatamente. Quindi l'importante è capire che cosa vuoi fare. Prima cosa, vuoi una residenza fittizia per alcuni usi? Perfetto. Già qui non stiamo parlando di residenza, stiamo parlando di una pianificazione, cioè di usare una residenza come uno strumento magari per aprire conti bancari in terzi paesi. Quindi bisogna analizzare le tue esigenze e vedere se la residenza a Panama o a Dubai o a Gibilterra o Andorra fanno per te. Questo come si fa? Si fa semplicemente spiegando quello che vuoi fare, qual è il tuo obiettivo e pagando una consulenza con qualcuno che ti sa consigliare. Io voglio essere libero di consigliarti: statene a casa e non prendere la residenza da nessuna parte perché butti soldi. Chiaramente un consiglio così, ma perché te lo devo dare gratuitamente? Non mi conviene, mi sto dando la zappa sui piedi. Quindi mi paghi la consulenza e io ti spiego cosa ti conviene e cosa non ti conviene. La decisione ovviamente è tua, non è mia. Quindi Panama o Dubai, devi analizzare tante cose, devi analizzare i costi prima di tutto. Panama 25% di meno, e perdi la residenza a Dubai? Non la perdi. E se vai due volte all'anno a Panama, perdi la residenza? Mai, anche se non torni. Quindi questi sono i vantaggi. Poi a parte questo c'è il discorso che una residenza a Dubai può essere di prestigio per tante cose, ma anche tante banche non te l'accettano, non amano fare affari con il mondo arabo. Quindi insomma, inutile pensare alla residenza come una scappatoia fiscale se non la pianifichi bene. E quello che devi fare è pianificare, vedere e analizzare. E questo lo fai attraverso un esperto che ti può dire anche non fare nulla, perché è la cosa più conveniente per te. Trovati un bravo commercialista in Italia e non spendere soldi in residenze o in cose estere. Se invece ti vuoi trasferire, lì sì è importante. Ora ci sono per esempio molte persone che dicono: io voglio fare la vita da nomade, adesso va di moda, nomade digitale. Viaggio tutto il periodo dell'anno, o almeno 7-8 mesi all'anno, magari me ne vado in Italia 2-3 mesi all'anno in vacanza a trovare gli amici, i parenti e cose del genere, e io sto 7-8 mesi all'anno viaggiando. Perfetto. Per loro una residenza a Panama è ottima, perché hai una residenza,
non possono dire che sei un senza fissa dimora, hai un punto di riferimento e poi stai fuori dall'Italia almeno 6, 7, 8 mesi all'anno. E con questo non ti possono assolutamente tassare in Italia. Per quanto riguarda Dubai, hai il problema che devi andare due volte all'anno a Dubai. Quanto ti costa? Ora, vuoi andare a vivere a Dubai? Perfetto, sei giovane, rampante, e ti piace fare la bella vita? A Dubai più o meno lo fai, anche a Panama, però magari non so, come ho detto, Dubai è più Las Vegas, chiama più l'attenzione, ci sono più luci, però poi devi pensare anche al futuro. E che dire poi, non so, se hai dei figli che devono andare a scuola, e quanto ti costa questo, quanto ti costa un'assicurazione medica? Abbiamo tanti fattori. A me piace parlare con i clienti, a parte che oggi come oggi è obbligatorio per legge che io devo conoscere il cliente. Conoscere il cliente non significa andarci a cena, andarci a pranzo o prendere il caffè. Conoscere il cliente vuol dire sapere perché il cliente sta facendo certe cose, cioè sta aprendo una società, sta aprendo un conto, perché sta prendendo la residenza, e quindi conoscere le sue esigenze. Mi viene richiesto dalla legge, ma io voglio farlo perché non voglio farti buttare soldi, non voglio farti fare delle cose che ti costano e poi non ti rendono. Ricordiamoci che, per esempio, spostarsi, io mi sono spostato tante volte da un paese all'altro nella vita, e anche magari mantenendo sempre un Panama come punto centrale, però dico, costa, e ogni volta che cambi di paese e c'è la macchina, l'assicurazione, e gli scotti da pagare all'inizio, immigrazione è a costo bassissimo a Panama, è ridicolo. Andiamo a fare una residenza a Dubai, in Paraguay, e che so io, anche in Venezuela ti costano 3, 4, 5 volte di più, devi rimanere lì mesi e mesi perché non ti danno i documenti. Cioè, Panama è ottimo come punto di appoggio o per viverci, però tu devi sapere cosa vuoi e per quale motivo ti serve. Quindi analizziamolo insieme e scegli dove vivere. Se non ti piace spostarti anche a casa, io ho opzioni anche appena fuori dai confini dell'Italia. Ho delle opzioni da consigliarti, ovviamente sono delle opzioni un pochino più care, ti costa di più, però poi alla lunga risparmi un sacco di gente. L'altro giorno mi ha chiamato un cliente, per esempio, che ho spostato da Dubai ad Andorra, e mi ha detto, ah, grazie avvocato, con i tre figli sto risparmiando 20.000 euro all'anno di scuola, quello che pagava a Dubai per la scuola e per i tre figli, mentre ad Andorra, per esempio, le scuole sono gratuite e di buon livello, molto meglio sia di Dubai che anche di Panama, a dire la verità. Ripeto, parliamone. L'avvocato è un po' come il confessore, abbiamo il segreto d'ufficio, le tue informazioni sono riservate, rimangono tra me e te, però analizziamo bene quello che ti serve, non buttare via i tuoi soldi. È ora di dare una svolta alla tua vita. Informati sul nostro sito o prenota una consulenza per cambiare vita.